conoscenza dell'enogastronomia, tanto che ha scritto moltissimi libri ed è molto apprezzato in tutto il territorio nazionale, tra i colleghi e non solo. Il dottor Nino Panicolo, prego. Grazie per la bellissima presentazione, poche volte mi è successo. Quest'anno abbiamo la partecipazione di 150 cantine, un vero record. E devo dire che io, che ho organizzato per 9 anni una manifestazione molto bella che si chiamava Vino e Salute, non ebbi mai di questo piacere di arrivare a 150, almeno circa 90 le cantine partecipavano. E comunque complimenti agli organizzatori e vado subito al centro della discussione di questa sera. Questa serata è dedicata ad un personaggio d'eccezione, ed è Federico Fellini, che incomincia con un rapporto, diciamo, di lavoro con Roberto Rossellini, altro grande regista degli anni 40-50, però diciamo che il suo vero debutto con successo avviene con i Vitelloni, no? Film che racconta la storia di alcuni giovani di periferia, per appunto nel Riminese, e della loro vita scanzonata negli anni 50. Film che ebbe grande successo e grandi consensi, e poi Gira la strada, un film che parte timidamente, poi invece arriva all'Oscar. A proposito della strada, c'è da dire che fino al giorno in cui esce fuori questo film non esiste un premio per il miglior film straniero, viene dato appunto alla strada. Poi nel 1960 un altro grande film che segna un'epoca, La dolce vita. Al di là di Mastroianni, di Anita Ekberg e tutti i grandi personaggi, si parla di una Roma, si parla di un periodo, di uno stile di vita che poi viene ripetuto per tanti e tanti anni, ricordato. Poi 8 e mezzo, e poi un periodo in cui si dedica a film, diciamo, centrati sul mondo dei propri ricordi. Mi riferisco a Clowns, Mi riesco a Roma ed Amarcord. Siamo qui appunto da Castelbuono, da questo chiosco di San Francesco, questo posto meraviglioso e questo paesino bellissimo che è proprio alle porte, vicinissimo a Cefalù, questa località di mare. Castelbuono ha una tradizione enogastronomica notevole e siamo qui proprio per questo convegno di gastronomia, di enogastronomia, soprattutto perché ha una tradizione di vini. Abbiamo stasera due ospiti illustri, abbiamo la Francesca Fellini, che è appunto la nipote del grande regista Federico Fellini, e il dottore Panicola. Ecco, io vorrei iniziare proprio da Francesca Fellini, che è questo personaggio che porta questo cognome pesante perché è proprio la nipote di un grande regista, di colui che ha fatto la storia del cinema internazionale, non italiano, che era Federico Fellini. Io personalmente lo conoscevo, Francesca, bene, sia Federico che il fratello Riccardo, come ti dicevo poc'anzi. Ecco, voglio chiederti cosa significa essere la nipote di un grande regista del cinema italiano e del cinema, direi, internazionale, perché Fellini è la scuola del cinema. Certo, buonasera a tutti, è un grande onore. Io dico che nello stesso tempo un onore e un onere anche, no? Perché portare un cognome così importante è un qualcosa di una grande responsabilità. Io li ho amati entrambi, tutti e due, sia Riccardo che Federico, due fratelli che avevano 13 mesi di differenza e con grandissime capacità entrambi. Parlavamo prima di Riccardo, no? Sì, parlavo di Riccardo perché lo conoscevo bene, ero proprio amico e gli ho voluto anche molto bene. Ho dei ricordi che poi ne parliamo fuori dalla camera. Ma Riccardo era una persona che si faceva amare da tutti. Probabilmente non è riuscito a poter realizzare quelli che erano i suoi sogni, come un bellissimo film che si chiamava Stella Cavalla da Circo, sul paradiso degli animali. Ha amato gli animali tantissimo, li ha raccontati nei suoi documentari. Federico ha raccontato egregiamente l'uomo, no? A 360 gradi, attraverso i suoi 23 capolavori. Io devo dire che li ho conosciuti tutti e tre i fratelloni, perché io sono la figlia della sorella, di Maddalena, che era un altro personaggio straordinario che ha avuto la... Però non si occupava di cinema, credo. Dunque, mamma, devi sapere che ha fatto la casalinga una vita e ha scritto un libro bellissimo che si chiamava Storie in bricioli di una casalinga straripata. Perché lei, Marco Tullio Giordana, lo conoscete tutti, famoso, come no, di questo bellissimo anche film che è stato fatto anche in televisione, Gioventù,
si chiamava questo film bello che adesso non mi viene, ma insomma con mia mamma ha fatto un film molto bello che si chiamava La Domenica Specialmente. Lui scopre mia mamma a 60 anni e la mamma, siccome faceva l'attrice, in 5 anni della sua vita prima di scomparire ha fatto dei film, uno più bello dell'altro, perché lei sognava di fare l'attrice, ha fatto solo la mamma, ha fatto la compagna. E come mai Federico, che aveva questa compagna deliziosa che tu hai ricordato a questo convegno, sì, Giulietta Masina, questa grande attrice che amava quest'uomo da morire, che è stata poi tra l'altro una meravigliosa attrice, come mai Federico a tua mamma, che era la sorella, non gli dava questa opportunità? Ma stavamo parlando prima anche di Riccardo, no? Riccardo lo ricordiamo nei Vitelloni e esatto. Poi... E poi perché non dare anche altre possibilità a Riccardo? Ma sai, Federico era uno che non guardava alla famiglia, cioè nel senso che non bisognava chiedergli niente. E noi non gli abbiamo mai chiesto niente. Lui considerava mia mamma la quercia di famiglia, la persona alla quale far riferimento. Uno, perché era rimasto in provincia e aveva fatto tutta la vita la moglie di un pediatra. Quindi qualcosa di sano, qualcosa di bello, qualcosa di da vedere come un faro, no? Ed era la sorella minore, avevano 10 anni di differenza, ma lui chiedeva consiglio a lei. Questa è una cosa bellissima secondo me. E poi perché lei non gliel'ha mai chiesto, lui lo sapeva. Infatti la cosa bella è che lui l'ha vista al cinema e ha detto: Maddalena, ma lo sai che sei proprio bravina, mi piaci molto. E ha avuto delle critiche belle, la mamma ha avuto un sogno nel cassetto che si è realizzato purtroppo in finale di partita, come la vita a volte. Senti, io volevo chiederti questo, ecco, dimmi un attimino, ne abbiamo parlato poc'anzi al convegno, cosa legava Federico Fellini al cibo? Lui aveva una grande tradizione, io mi ricordo che si andava a cercare le trattorie vicino a casa sua, vicino via Margutta, le trattorie con amici, perché poi non andava mai a cena solo, aveva sempre 4-5 amici vicini. Ecco, dimmi tu cosa legava proprio questo grande regista al cibo, perché siamo qui proprio per la fiera dell'enogastronomia ed è importante collegare cinema, cibo, Federico Fellini, che è un connubio importante. Un'educazione che gli arriva da parte del nonno, il nonno faceva il commerciante enogastronomico, quindi aveva a che fare quotidianamente con le cose buone della nostra terra, che sono il parmigiano reggiano, il caffè, quindi in casa nostra, in casa sua di Federico, quindi della nonna quando lui era piccolino, non mancavano mai dei buoni sani prodotti sulla tavola. Cominciare a essere educati fin da bambini credo che sia fondamentale per apprezzare la buona tavola poi quando si diventa grandi. E così lui ricercava questi prodotti e li ricercava insieme con gli amici, proprio perché lui diceva che mangiare da soli non va bene e quindi condivideva il buon cibo e il buon bere con gli amici. Senti, ti faccio l'ultima domanda e poi passiamo appunto a questo nostro altro ospite, che è questo giornalista, il dottore Panicola. Io volevo chiederti: qual è l'eredità reale che ti ha lasciato questo grande uomo, che umanamente Federico Fellini era il più grande regista del cinema italiano e internazionale, ma soprattutto era umanamente, sia Federico che il fratello Riccardo, ma Federico era veramente una persona umanamente grandiosa. Ecco, cosa ti ha lasciato a te che sei la nipote, quindi l'erede di questo grande uomo? Ma guarda, la lezione di grande umiltà che io vorrei trasferire agli amici che ci stanno ascoltando, l'avvicinarsi a tutti, a partire dalla regina, per arrivare all'ultimo uomo della terra, quello che magari fa il lustrascarpe o quello che fa il fattorino, con la stessa dignità, trattare tutti veramente come se fossero le persone più importanti davanti a te. Questo l'ho imparato da lui oggi nel mio lavoro, che è quello di fare la giornalista, e che è la curiosità di conoscere l'essere umano e di entrare in contatto, no? Con diversi linguaggi. Credo che questa, la nostra professione, quella dei giornalisti, sia davvero una delle professioni più belle del mondo. Quindi in questo, siccome gli avevo chiesto consiglio quando avevo 19 anni, secondo te che cosa posso fare? Posso fare l'attrice? Lui mi ha detto: sei piena di curiosità, fai la giornalista. E questo noi lo apprezziamo e lo abbiamo notato appunto anche al convegno, abbiamo detto che la tua professione, che è quella di giornalista, però sei soprattutto, e l'hanno notato anche gli altri relatori, sei una persona fondamentalmente umile, e questo appunto certamente l'eredità che ti ha lasciato questo grande uomo, che è stato Federico Fellini. Noi ti ringraziamo, è stato un onore per noi, e volevo appunto passare a un personaggio che è un tuo collega onorevole, che è il simpatico dottore Panicola, che appunto è un giornalista. Ecco, vorrei che lei stesso ci dice, perché lui è un esperto, è un giornalista importante, autorevole, perché lui appunto è un esperto di enogastronomia, direi uno dei massimi esperti nel giornalismo di gastronomia e di tutto quello che riguarda proprio i prodotti enogastronomici. Ecco, vorrei dirle
proprio perché siamo a questo convegno, cosa significa, quali sono le nostre tradizioni, quali sono le nostre radici e cosa significa per lei, e cosa significano i vini, cosa significano i formaggi, i salumi di un territorio particolare. Quindi quella che è importante, i valori veri di quello che sono i prodotti locali, come in questo caso abbiamo assaggiato in questi giorni dei vini che sono appunto prodotti da produttori siciliani di vino. Stanno facendo veramente grandi passi avanti dal punto di vista qualitativo, passi fondamentali per entrare sul mercato. Io ricordo che molti anni fa mi sono trovato a contatto con alcuni produttori di uva da mensa, era l'Uva Italia di Canicattì, uva che veniva venduta ai mercati a prezzi molto bassi, a supermercati eccetera. Allora, attraverso una campagna di comunicazione, di riqualificazione di questo prodotto, non soltanto si fece una selezione qualitativa tra i vari produttori di uve, ma addirittura si è creato con l'aiuto di Giorgetto Giugiaro un marchetto da mettere su quest'uva. Bene, l'uva andò a finire sui più importanti mercati che c'erano all'epoca, e sto parlando di Parigi, no? Quindi una grande campagna di comunicazione ha appoggiato la presentazione di questo marchetto e di questa uva molto selezionata. E quindi voglio dire, quello che era prima un prodotto di massa, un prodotto da grande consumo, diventò prodotto d'élite. Ora voglio dire, nel mondo del vino sta per succedere la stessa cosa, sta per nascere la DOC Sicilia ed è una denominazione di origine controllata che riqualifica tutto il nostro territorio, sì, e servirà sicuramente a rilanciare questi vini straordinari che negli anni passati sono stati purtroppo non considerati tali. Questo voglio dire per quanto riguarda il mondo del vino. Per quanto riguarda tutti gli altri settori, ripeto, a cominciare da Castelbuono, il sindaco ha parlato chiaro, no? Pochissimi abitanti, un piccolissimo territorio, 30 ristoranti, realtà incredibile, e 30 ristoranti che fanno tutti la qualità. Certamente la valorizzazione dei prodotti locali, dei funghi straordinari che invito tutti venire ad assaggiare, perché sono veramente dei prodotti straordinari. Quindi le carni, tutti gli altri prodotti che qui insomma troverete, singolari, molti di loro, vi consentiranno di capire cosa significa oggi recitare la qualità in un territorio. Stessa cosa valga chiaramente per tutti gli altri posti. Se domani andiamo a Pantelleria troveremo i capperi, troveremo il passito di Pantelleria, se noi andiamo ad Ustica troveremo delle lenticchie dette particolari che ci sono là, e così via. Poi la Sicilia ha una grande tradizione nell'enogastronomia in genere, quindi la Sicilia ha dei prodotti veramente eccellenti. Io ritengo, appunto come diceva lei, che bisogna avere questo tipo di amministrazioni come questa di Castelbuono che incentivano, valorizzano i prodotti della terra, valorizzano il vino, valorizzano i formaggi. Ma l'invito secondo me è da rivolgere allo stesso consumatore. Non ti contentare del prodotto qualsiasi, vai alla ricerca sempre del meglio, sia per te stesso, sia per il gusto, sia per la salute, ecco, perché molto spesso insomma, si tratta anche di questo. Ecco, dottore Panico, voglio chiedere, lei è un esperto autorevole, quindi è importante il suo parere. C'è un po' di rivalità tra la Francia e l'Italia con i vini, perché si è sempre detto i vini francesi, lo champagne francese, quindi l'associazione della bollicina francese, il massimo che ci possa essere. In realtà io credo personalmente, ma è una mia opinione, che oggi invece i vini italiani nei mercati internazionali, a Dubai, ovunque nel mondo, in America, in Giappone, hanno conquistato assolutamente delle grandi fette di mercato, e sono convinto che non abbiamo assolutamente noi in Italia nulla da invidiare ai vini francesi, che di tradizione